Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberty TV. Abbiamo avuto qualche problema. Riprendiamo, o meglio, ricominciamo perché i nostri ascoltatori poi resterebbero orfani di questo importante collegamento dalla Grecia con Francesco De Palo, che ringraziamo di essere con noi. Francesco De Palo, giornalista, scrittore, blogger sul Fatto Quotidiano, esperto in materia ellenica, la Grecia e così via. Di questo parleremo questa sera. Grazie, Francesco, di essere qui con noi. Parliamo di Grecia perché il 25 gennaio, dopodomani, ci sono Grazie delle a voi per elezioni l'invito. importanti. Ci sono delle elezioni molto importanti in cui il partito Syriza, il cui leader è Tsipras, è favorito. Lo scenario è quello di una Grecia che sta sull'orlo della fame, se così possiamo dire, depressa e diciamo anche destabilizzata dalla politica del rigore, diciamo in modo molto sintetico, dalla politica del rigore che ha imposto l'Europa. Con una povertà che è molto aumentata, con problemi che ci sono anche di ordine pubblico e che pare che appunto dettino un pochino il leitmotiv di queste elezioni, incentrate quindi su questa cosa. Ecco, Francesco De Palo peraltro è stato al comizio di chiusura di Syriza, ecco, ci racconta un pochino di questo partito e un po' l'atmosfera che si è respirata in questo comizio di chiusura. A te, Francesco. Negli ultimi 2 anni e mezzo ha vissuto convivenza con la Troica, con il memorandum legato alle misure draconiane dell'austerità, dei tagli e delle tasse. Ebbene, dopo 2 anni e mezzo ci si è accorti, un po' tu dice, chi forse l'aveva anche detto prima, che questa è la strada per la soluzione del problema greco, che non basta aumentare le tasse, non basta contrarre nuovi debiti per onorare i debiti precedentemente contratti. La parabola di Syriza è una parabola abbastanza costante nel tempo. È un partito che è nato dalla scissione del vecchio partito KUKE, i comunisti integralisti greci. Alla prima esposizione elettorale ha prodotto già un consigliere comunale, lo stesso Tsipras, che è stato consigliere comunale ad Atene, per poi avere questo elettorale nel 2012, alle scorse elezioni, quando dal 3% è balzato al 23%, diventando la seconda forza del paese. Oggi il Syriza dell'ex Tsipras è il maggiore candidato alla vittoria. Questa sera l'ultimo sondaggio lo dà addirittura al 34%, mentre fino a ieri i sondaggi lo davano al 30%, staccato di una forbice di 4-5 punti percentuali dai conservatori del premier uscente Andonis Samaras. Ma al di là delle percentuali e al di là di quello che si ispira nel paese, è il cambiamento come concetto ideologico, come programma politico, come programma anche sociale che è alla base di quella che potrebbe essere la nuova Grecia. Solo 2 anni fa, qui, dove è nata la democrazia, dove è nata la cultura, si parlava di spread, si parlava di default, si parlava del cosiddetto Grexit, l'uscita della Grecia dalla zona euro, ma nel frattempo abbiamo avuto la dimostrazione plastica in questi 2 anni e mezzo, ma è il concetto stesso di Europa che è andato lì. Allora queste elezioni potranno rappresentare, al di là del dato politico di chi vincerà, l'occasione per una ricostruzione per l'intero continente. Il programma di Syriza è un programma essenzialmente sociale, perché evidentemente dopo 2 anni di tagli, 3 tagli verticali a stipendi, pensioni, indennità, dopo 2 anni e mezzo in cui la sanità è stata trasformata in una roba da ricchi, perché tutti ovviamente preferiscono quella pubblica senza costi aggiuntivi, ma con le note questioni legate alle attese. La prima mossa di Tsipras è quella di ripristinare le tredicesime per le pensioni fino a 700 euro, di immaginare un sistema di welfare sanitario gratuito per i ceti meno abbienti e di mettere un freno alla cosiddetta macelleria sociale che l'austerità ha prodotto. Le difficoltà quali sono? Beh, le difficoltà ci sono perché per mettere in pratica queste misure bisognerà capire dove Syriza intenderà recuperare i denari necessari. Il suo economista di punta, che è il professor Yannis Varoufakis, docente di economia all'Università di Austin, Texas, propone la creazione di un maxi bond, ovvero prendere l'intero debito
la Grecia, che sono circa 300 miliardi netti di interessi, e trasformarlo in un grande bond a scadenza illimitata da restituire ai debitori internazionali soltanto quando la Grecia accusa una ricrescita di PIL del 3%. Non so se questa potrà essere una strada, però comunque è sicuramente una soluzione al problema del debito ellenico, perché ricordiamo che la Grecia non solo restituisce ciò che le viene prestato, ma lo fa a tassi di interesse da sussidi. Ricordiamoci che dei denari che arrivano in Grecia, una grande percentuale va come per pagare gli interessi. Quindi diciamo che solo il 30% ha un'esatta ricaduta su stipendi, su pensioni, su indennità, su quelle che sono le esigenze di un popolo. Allora, diciamo, l'impianto stesso di questo ragionamento è stato iniziale, perché non si può chiudere grande debito contraendo a sua volta completamente compromesso piccole e medie imprese allo stremo. Ricordiamo che oggi i piccoli imprenditori sono i nuovi poveri della Grecia, perché se non pagano le tasse non possono chiudere, non possono fare fallimento, e molti sono stati costretti alla drammatica scelta di suicidi. I suicidi della crisi sono 2.500 all'inizio della crisi in poi, quindi questo è un panorama abbastanza sconsolato. Vedremo se si risolve questo quadro insieme. Allora, ottima sintesi, Francesco. Intanto io ti chiedo di togliere il video perché si sente a tratti l'audio, quindi prediligiamo l'audio al video perché la banda non è delle migliori. Ok, poi peraltro c'è una copertina ottima del libro Greco Erode Europa che abbiamo anche, di cui abbiamo registrato la presentazione. Allora, il sistema elettorale prevede un bonus al primo partito di 50 deputati su 300 più o meno che sono i parlamentari. Ma ci sono anche delle incognite, magari ovviamente i pronostici sono tutti quanti a favore di Tsipras, di Syriza, insomma, ma ci sono anche quelle che potrebbero essere delle incognite un po' determinate dal contesto, per esempio l'affluenza. E poi anche quelle che sono state considerate ormai abbastanza unanimemente un effetto di questa politica del rigore e delle conseguenze di questa politica del rigore, cioè la nascita di un partito di destra come Alba Dorata, che mi sembra che sia più o meno al 9%. Ecco, rispetto a queste incognite, che cosa diciamo si prevede? Visto che tu sei stato, stai lì e poi respiri l'atmosfera. Allora, senza dubbio, la vittoria di Tsipras, con una differenza importante, se riuscisse a sfondare quota 33-34%, gli garantirebbe il premio di maggioranza per avere possibilità di formare un monocolore solo di Syriza. Quindi in quel caso si andrebbe ad un governo stabile con una lista di ministri abbastanza snella. Tsipras ha già annunciato che saranno 10-11, tra cui l'economista Varoufakis agli esteri e una serie di personaggi legati anche al mondo internazionale che abbiano una visibilità. Ecco, pratica. Il problema si porrebbe nel momento in cui non avesse l'autonomia per poter fare il governo. In questo caso si apre la partita delle alleanze. La partita delle alleanze parte ovviamente da quello che è il terzo classificato. Al momento tutti i sondaggi danno al terzo posto parimenti i centristi del Potami e i nazionalisti di Alba Dorata. I centristi del Potami sono un partito nato lo scorso maggio in occasione delle elezioni europee, quando in appena 40 giorni di campagna elettorale riuscirono a raggranellare il minimo del 4% per esprimere un eurodeputato. Questo partito si chiama Potami, che in greco significa fiume, ed è stato fondato dal giornalista televisivo Stavros Theodorakis, un passato nell'informazione pubblica e anche nell'informazione privata. Si muove in minivan, alloggia in una tenda. Questo personaggio folcloristico sta interessando un po' quelli che sono gli indecisi e i centristi. Diciamo, l'altro partito candidato ad una eventuale alleanza è il partito del PASOK, i socialisti del PASOK, che però accusano un crollo verticale proprio perché il popolo li individua come i principali artefici di questo crollo. Quindi oggi sono dati appena al 4%, una soltanto per un punto percentuale sopra il minimo per essere eletti in Parlamento. E come novità di quest'anno c'è il partito socialista fondato dall'ex premier Yorgos Papandreou, che si chiama Kynima, creato proprio per
dare un'alternativa alla casa socialista, ma è dato a 2,5%, quindi tra l'altro Papandreou è nipote del vecchio Andreas Papandreou, fondatore del PASOK, padre e padrone della Grecia per 30 anni, quindi esponente sempre della stessa nomenclatura, della stessa casta, che nei fatti ha prodotto il disastro di oggi, perché una delle prime mosse di Papandreou Senior nel 1981 fu quella di dare le pensioni ai contadini che avessero raggiunto i 40 anni di età. Una pensione a 40 anni, ecco, non può assolutamente essere individuata come una mossa che diciamo immagina un futuro costruttivo di un paese, ma ovviamente solo per una questione di carattere clientelare. Quindi a questo punto bisogna capire quali partiti entreranno in Parlamento prima di immaginare quali potrebbero essere le alleanze di Tsipras. Paradosso dei paradossi, se Alba Dorata fosse il terzo partito, sarebbe chiamata anche alla consultazioni con il Presidente della Repubblica, perché in Grecia c'è questo sistema: il giorno dopo le elezioni il Presidente della Repubblica dà il mandato al primo partito di formare il governo, qualora non dovesse riuscirci il Presidente della Repubblica dà il mandato al secondo classificato e così fino al terzo classificato. Beh, se paradossalmente né Tsipras né Samaras dovessero riuscire ad ottenere una squadra di governo a fare alleanze, immaginate cosa succederebbe se il Presidente della Repubblica sarebbe costretto ad affidare un mandato esplorativo ai nazionalisti di Alba Dorata, il cui intero gruppo parlamentare, ricordiamo, è ancora agli arresti, accusato di banda armata, omicidio e corruzione, e in attesa, l'elemento altrettanto scioccante è questo, sono in attesa di sapere se saranno rinviati a giudizio o meno, perché il calendario del tribunale non è ancora stilato, in attesa di queste elezioni. Quindi in questa situazione di estremo caos, di estrema incertezza, ecco che la notizia di ieri, ovvero la mossa del numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, di procedere a questo miliardi di euro ogni mese fino al 2016, potrebbe interessare la Grecia, ma come ha ricordato oggi il ministro tedesco Schäuble, interesserà la Grecia solo se la Grecia resterà nel memorandum della Troika, eventualità che lo stesso Tsipras ieri sera, chiudendo il comizio a Piazza Omonia, ha escluso. Sì, quello che volevo chiederti, che un pochino emerge anche da questo tuo diciamo rapporto, mi sembra che praticamente i temi, poi lo capisco anche perché c'è una situazione traumatica generale, però mi sembra che i temi economici siano un po' assolutizzanti sull'agenda politica. E capisco ovviamente quando ci sta una situazione di bisogno, è anche è vero, però volevo chiederti, è anche cioè plausibile, insomma ragionevole, ma Syriza relativamente all'ipotesi di una unione politica dell'Europa maggiore, e non soltanto appunto questo collegamento monetario e finanziario, ma insomma di un'unione politica maggiore, ecco, su questo si è pronunciata? Allora, ufficialmente la posizione di Syriza sull'Europa è quella di ricostruire i pilastri del continente, sulla base della solidarietà, sulla base della costruzione, sulla base di quelli che sono stati gli spunti dei padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e Spinelli. Ricordiamo che proprio il trattato spinelliano è uno di quelli che è stato disatteso, perché questi tre baluardi, da un punto di vista ideologico, non sono stati poi tradotti in fatti, e questo non perché lo dice Tsipras, ma perché, voglio dire, è un'analisi che è all'ordine del giorno in tutti gli stati, ma anche nella stessa fiorente Germania, c'è comunque un movimento che si interroga su quale sia il futuro dell'Europa, perché pensiamo un attimo, se noi fossimo dei tedeschi, non so se saremmo così contenti di prestare 100 euro ad un vicino di casa sapendo già che ne avremmo indietro soltanto e forse il 10%. Questo è un interrogativo importante, perché l'Europa così com'è non funziona. Allora la ricetta di Tsipras è quella innanzitutto di rinegoziare il memorandum, perché il memorandum così come è stato concordato con la Troica non solo non produce gli effetti desiderati, quindi non risolve il buco strutturale a monte, ma aumenta la diseguaglianza sociale, aumenta la povertà, distrugge quello che resta del commercio. Immaginate che la Troica ha chiesto lo scorso 20 di dicembre, per dare l'ulteriore tranche del 2014, erano 7 miliardi di euro da consegnare entro il 31 dicembre, aveva chiesto come garanzia il raddoppio della tassa sul turismo. Tutti sanno che il turismo è una delle poche attività fiorenti nel paese, allora pensare di distruggere l'unico settore che funziona, raddoppiando le tasse dal 6,5% al 13%, quindi uccidendo chi magari per 6 mesi l'anno riesce economicamente ad avere un ritorno d'immagine, beh, questa è una strategia a lunga distanza che non abbiamo compreso la portata di questa operazione.
Senti, io vorrei darti la possibilità appunto della andare in chiusura, se vuoi concludere tu con qualche altro, diciamo, considerazione, chiederti quanto era quanto è stato partecipato il comizio di chiusura, perché anche quello, insomma, sono un pochino le diciamo le impressioni dell'ultimo momento, dell'ultima ora. Guarda, il comizio di chiusura è solo la conclusione di un percorso. È stato altamente popolato, ma nel paese si respira un'aria di cambiamento, cioè anche chi non è ideologicamente schierato ha fatto la propria scelta per Alexis Tsipras. Può essere che le percentuali di vittoria saranno più alte dei sondaggi, perché i sondaggi in Grecia sono molto contrastanti, ma è in generale l'aria di cambiamento, il desiderio di provare un'alternativa, la tentazione di lasciarsi dietro lo status quo, perché peggio di così non possiamo stare, mi dicevano anche ieri sera tutti i greci di tutte le classi sociali, anche i ceti più abbienti, anche i liberi professionisti, anche gli imprenditori oggi si rendono conto di come la strada intrapresa non produce frutti. Allora tanto vale provare a cambiare. Ma questo potrebbe essere un'occasione importante anche per il resto d'Europa, perché di sola austerità si muore. Questo non lo diciamo noi, ma lo dicono gli economisti. Se una persona non può fare la dieta per tutto l'anno, deve fare ovviamente per un periodo limitato, perché altrimenti andrebbe incontro a morte certa. Questo è il paradosso che si è respirato in questi giorni in Grecia. Però a questo punto noi potremmo aggiungere un elemento significativo. Immaginare una nuova Grecia non può essere un parametro distaccato dall'immaginare una nuova Europa, perché oggi, in questo momento, l'Europa germanocentrica è un'entità che viaggia in solitario, perché gli altri paesi non riescono a starle dietro. Allora, chi ha deciso il cambio lira euro o lira dracma o euro dracma in quelle circostanze? Chi ha favorito un mancato controllo dei prezzi al consumo per i cittadini? Chi, per esempio, non ha vigilato, come hanno fatto in altri stati, sul rispetto di questi parametri? Ecco, sono elementi fondamentali. Ricordiamo che nessuno degli ex ministri, i primi ministri greci o gli ex ministri dell'economia greci è stato chiamato a rendicontare di questi conti. In un'azienda privata le cose non sarebbero andate così, nessuno l'avrebbe fatta franca. Invece nella nostra Europa, che si approccia a queste elezioni greche con tanta paura, ma forse bisognerebbe consigliare loro di approcciarsi con molta, molta fiducia, ecco, nella nostra Europa le regole non sono state rispettate, ma da tutti, non solo dalla buona e vecchia Grecia. Perfetto, allora Francesco, ti ringraziamo per la pazienza, per questo collegamento che è stato veramente fortunoso, abbiamo fatto il possibile e ovviamente poi ti rinvitiamo per commentare i risultati, per vedere un pochino le evoluzioni e se per fortuna, no, per fortuna speriamo ovviamente che la Grecia si avvii verso una situazione, diciamo, di stabilità e di crescita, ovviamente anche a seguito degli esiti di queste elezioni. Grazie ancora a Francesco e di nuovo Grazie a ritrovarci voi, qui su Liberty buon Forum. lavoro. Grazie. Grazie a voi, carinicta.